Bene, allora, cominciamo questa presentazione. Intanto, Rick mi invita spesso a fare queste presentazioni e mi costringe una volta all'anno più o meno a dover leggere uno dei suoi libri. Cosa che io non ho mai fatto con i suoi, peraltro, neanche Esatto. quando l'ho presentato. Esatto, quindi è una cosa degradante, però è l'occasione una volta l'anno per confrontarmi con una tipologia di libri che in realtà io normalmente non frequento perché non sono un grande lettore di filosofia. Eppure negli ultimi 3 anni mi è capitato per 3 volte, per l'appunto, di aprire un libro di filosofia, un libro di Rick e leggerlo. Tra l'altro leggerlo in un contesto differente un po' da quello in cui voi lo leggerete, cioè senza saperne assolutamente nulla. Io so che è il libro di Rick. So che lo voglio leggere in quanto libro di Rick e non so che cosa aspettarmi. La cosa interessante è che negli ultimi 3 anni, ogni volta che ho aperto un libro di Rick, mi sono trovato davanti a qualcosa di completamente diverso, di qualcosa di totalmente inaspettato. Il primo che ho letto è stato 3 anni fa, Seneca tra gli zombie, e mi sono trovato davanti a un saggio filosofico vero e proprio, che mi ha fatto riflettere molto su tanti argomenti della mia vita, della realtà, eccetera. L'anno dopo, pensando di trovarmi di fronte ad un altro saggio filosofico, ho aperto la parola Don Quixote e mi sono trovato invece di fronte a delle conversazioni che mi hanno divertito, mi hanno ispirato, mi hanno persino commosso. E commosso nel senso proprio reale del termine, nel senso che mi sono ritrovato addirittura con una lacrimuccia a un certo punto. Quest'anno ho aperto il libro e mi sono ritrovato davanti a uno specchio. Ed era una cosa che non avevo preventivato. Io ho aperto questo libro pensando di volerlo leggere per imparare qualcosa di interessante e soprattutto per imparare qualche cosa su Rick, su come lui pensa, magari qualche cosa da raccontarvi, no? Visto che sapevo che ci sarebbe stata la presentazione. E invece, leggendo questo libro, che tra l'altro non ho ancora fisicamente tra le mani, adesso ne rubo una copia, perché Rick, in quanto Feltrinelli non ha inviato il non mi libro ha a un inviato il autore libro. Feltrinelli. Quindi Bravi, fatto ho bene. letto il PDF perché cioè, è tristissimo e va bene. Ho imparato gran poco di Rick e purtroppo a forza mi è toccato imparare qualcosa di me. Quello che è successo leggendo questo libro, adesso poi io mi sono preparato appunto ben 10 domande toste da sottoporre al nostro autore, è proprio ritrovarsi di fronte a uno specchio severo, severo, non cattivo, severo perché è uno specchio che ti restituisce un'immagine reale della tua vita e di tutti quegli elementi della tua vita che in qualche modo ti distraggono da ciò che davvero è importante, questi demoni di cui fra poco ci parlerà Rick. E quindi volevo iniziare con una frase, una citazione che più scontata non si può, credo che sia sui tatuaggi di centinaia di migliaia di persone, la classica frase di Nietzsche che dice che se guardi abbastanza a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Ecco, nel caso di Rick non serve aspettare a lungo perché dalla prima frase del primo capitolo, il libro guarda dentro di te e tu sei costretto a guardarti dentro di te. E allora cercherò in questa presentazione di non spoilerare troppo dal punto di vista del contenuto specifico dei capitoli, perché mi è capitato più volte nel corso della lettura di girare pagina e dire, cazzo, adesso mi tocca affrontare anche questa. Adesso non scappo neanche da questa roba, pensavo di essermela cavata su e invece no. E quindi non voglio rovinarvi questa sorpresa. Quindi cercherò di andare sui temi generali e su più che altro i concetti che vuole fare emergere Rick. E allora la prima domanda è quella di rito. Perché hai scritto questo libro? E perché adesso questo libro? Allora, questo libro, come mi è capitato di dire proprio ieri sera a Torino, è nato proprio come idea iniziale quando ho fatto la cogitata con Fabio Cantelli, che mi ha presentato ieri a Torino. Fabio è una persona straordinaria, magnetica. Se non l'avete visto la cogitata, andate a guardarla, è l'autore di Sampa. Quindi è un testimone di San Patrignano che ha vissuto la tossicodipendenza, anzi, lui la chiama tossicomania. E io quando ho fatto la conversazione con lui, già conoscendo la sua storia, avendo letto il suo libro, mi sono scontrato con un'evidenza, cioè che ci sono degli aspetti della nostra vita, che riflettono la sua esperienza, ma non abbiamo il linguaggio per esprimere. Perché noi viviamo di dipendenze, ma sono totalmente diverse da quelle che lui ha raccontato e vissuto. Perché noi non siamo dipendenti dall'eroina, ovviamente c'è chi lo è, quindi se qualcuno qui che sta anche ascoltando il video lo è o lo è stato, dico che generalmente noi non abbiamo quel tipo di dipendenza, però ne abbiamo di dipendenze, sono le dipendenze da quello che io nel libro chiamo l'infinite jest, quindi questa tendenza a vivere sospesi in una dimensione sempre più
più figa di come ci sentiamo, più intelligente di quello che sappiamo di essere, più cool, più attrattiva, più affascinante, questa cosa che ci occupa tantissimo del nostro tempo. E ho dovuto cercare dei modi per esprimere tutto questo perché lo rivedevo in me. Cioè io conversando con Fabio ho detto, ci sono delle cose che lui ha vissuto, che io vivo in modo diverso e forse distorto e che ho bisogno di mettere a fuoco. Quindi è nato tutto da lì, nel tentativo di dire, ok, come sono fatte le mie dipendenze? Cos'è che mi impedisce di realizzarmi, di essere felice? A cosa, in che modo cerco di far sì che il mondo risponda dei miei bisogni in modo distorto e sbagliato? E lì c'è tutto il discorso dei demoni, quindi il discorso di forze che alla fine dei conti prendono il sopravvento su di noi, non perché siano più forti di noi, ma perché noi ci siamo indeboliti enormemente. Abbiamo smesso di difendere quella parte interiore che ci permette di essere un po' noi stessi. E quindi il libro nasce da lì. E poi ovviamente il libro si è sviluppato anche in un periodo molto delicato della mia vita, perché l'anno scorso, ora senza entrare nel dettaglio, però è stato un anno molto difficile per me, e quindi questo libro ha trovato una gestazione nelle mie esperienze personali. Infatti questo, anche se una persona che non mi conosce non lo vedrà, però è il libro più personale che ho scritto, perché è tutto un dipanarsi di esperienze che io ho cercato di sviluppare e raccontare con un linguaggio filosofico. Perciò è stato un libro molto masticato questo, in cui cercavo soprattutto, come dici tu, di trovare un mio specchio, di riconoscermi in questi concetti. Io ho sempre avuto questa convinzione che si fa filosofia tentando di porsi delle domande. Se uno riesce a fare questo, il lettore si rispecchierà. Quindi quello che tu mi hai detto, bene o male, mi restituisce l'idea che forse sono stato abbastanza onesto con me stesso in queste pagine, senza voler insegnare niente a nessuno. Sì, devo dirti la verità che io, per esempio, davvero mi sono dimenticato che fosse un tuo libro, nel senso che tu dici io l'ho scritto parlando di me, è il mio libro più personale, e paradossalmente io però ci ho visto soltanto me. Per cui questo vuol dire che il tentativo è riuscito, perché ad ogni pagina io pensavo, cavolo, questa cosa ci devo pensare, dovrei dedicare più tempo a pensare a questa cosa. E adesso qui, con la seconda domanda, ti voglio leggere, e voglio leggere al nostro pubblico, e anche al pubblico che ci vedrà in differita, la frase che apre il libro, perché secondo me è emblematica dell'intera impostazione e ti voglio fare delle domande anche forti su questo. La frase è questa: il tuo animo è una città sotto assedio. E devo dire la verità, io sono abituato ai tram sui denti che Rick dispensa come se fossero caramelle, però aprire la prima pagina di un libro dopo la presentazione e leggersi questo è una bella sberla, no? Subito, immediatamente. Una metafora guerresca, se vogliamo. E molto spesso, allora, le metafore guerresche sono estremamente potenti, perché parlano comunque di qualche cosa di violento, di forte, di concreto. Al tempo stesso, a volte vengono criticate, no? Perché danno un alore di negatività, ecco, a un certo tipo di contrasto interiore che abbiamo. Allora ti vorrei chiedere perché hai scelto la metafora guerresca come punto, non soltanto punto iniziale, ma anche come proprio nodo centrale di questo libro. Ah, intanto perché la cittadella interiore è un concetto di Marco Aurelio, cioè nel senso ci sono anche molti bei libri che parlano proprio della cittadella interiore, come lui utilizzava questo concetto. Io poi ho fatto la scelta un po' particolare di non citare mai Marco Aurelio, però in realtà è presentissimo proprio in questa immagine. Io leggendo Marco Aurelio, il tram sui denti mi arriva sempre proprio intorno all'idea di avere qualcosa dentro che in qualche modo non siamo all'altezza di poter difendere. Io ho accelerato su questa immagine bellica, militare, perché credo che in fin dei conti quella dimensione interiore vada difesa, nel senso reale del termine, e adesso vi spiego anche in che modo, cioè cosa vuol dire difenderla, e che in questo momento sia la risorsa che tutte le forze intorno a noi usano per accrescersi. Perché cosa vuol dire difendere quella cittadella interiore? E che cos'è questa cittadella interiore? Ok, perché è una domanda molto complicata. La cittadella interiore è tutta quella parte della nostra esistenza a cui intanto fatichiamo a dedicare tempo, perché è quella cosa che riusciamo a sentire nel silenzio quando ci guardiamo allo specchio, è quella parte di noi che sentiamo quando siamo a letto svegli, insonni, che ti pone domande come: cosa hai fatto del tuo tempo oggi? Ti sei comportato bene col tuo amico? Sei stato all'altezza delle difficoltà di tua madre, di tuo padre?
come stai vivendo il lutto che stai vivendo, ok? Come stai metabolizzando queste cose. La cittadella interiore è quella parte dell'animo che ha a che fare con i nostri ricordi infantili e tiene insieme le prime passioni e i traumi che abbiamo vissuto. È quella parte che ha a che fare con le nostre relazioni più intime e che da un lato ci ricorda che spesso dimentichiamo l'importanza della relazione, dall'altra parte ha i ricordi più belli che viviamo con le persone che contano. Ecco, quella cittadella interiore va difesa per un semplice fatto, soprattutto oggi, perché è la parte che noi consegniamo a coloro che veramente corrispondono alla nostra vita, cioè è quella parte che tu racconti nella confidenza, è quella parte che dai alla persona che ami, quella a cui decidi di dare tutto quello che sei perché in qualche modo speri che non ti farà mai del male, che non la userà contro di te. È la dimensione della confidenza che tu puoi consegnare soltanto a poche persone. È la dimensione dell'intimità, delle nostre insicurezze, delle fragilità, quelle che non daremo mai agli sconosciuti perché gli sconosciuti li utilizzeranno contro di noi. E cos'è che facciamo oggi? Oggi noi li diamo costantemente agli sconosciuti. Oggi abbiamo costruito un mondo, che è soprattutto quello dei social network, in cui ci illudiamo di poter squadernare continuamente la nostra intimità. Questo è uno dei punti essenziali del libro, e io faccio anche degli esempi concreti, uno su tutti, i Ferragnez. Peraltro, quello che sta accadendo in queste ultime settimane sembra una campagna di marketing del mio libro, perché stanno facendo esattamente quello che io ho scritto nel capitolo sulla popolarità e sulla pornoidolatria. È esattamente così. O non è che io adesso ho previsto dicendo ah, questa coppia si romperà e poi useranno i figli per... Nostra Rick. Però fa un po' tristemente ridere, perché sembra veramente un copione scritto. Il punto è che noi stiamo utilizzando questo mondo dell'esposizione mediatica, che siamo personaggi pubblici o meno, perché in qualche modo ci siamo illusi che squadernando la nostra intimità, mostrando quello che fintamente sentiamo di essere dentro, risolveremo quell'abisso che ci disturba quando siamo insonni a letto, ok? Guarda, ti faccio vedere quello che ho dentro, ti mostro i miei sentimenti, le mie emozioni, le butto in pubblica piazza. E capitano due cose. In primo luogo ci accorgiamo subito che non sono veramente i nostri sentimenti, perché nessuno riesce a mostrare veramente la propria interiorità sui social network. È inevitabile, non è il linguaggio, non è l'ambiente giusto. E in secondo luogo, quell'angoscia che poi sentiamo si acuisce ancora di più, perché in qualche modo abbiamo mancato di rispetto a quella dimensione nostra. E concludo dicendo questo. C'è una frase molto famosa della filosofia, che è quella di Epicuro. Vivi nascosto, dice Epicuro, ok? Quando Epicuro dice vivi nascosto, noi pensiamo che ci stia dicendo togliti dalla piazza e vai a fare boschi. L'eremita. Non è così. Epicuro, quello che voleva dire è ricordati che c'è qualcosa che devi nascondere. Cioè, c'è una dimensione della tua vita che tu puoi consegnare soltanto a chi veramente è degno della tua fiducia. C'è qualcosa che puoi confessare soltanto quando tremi. C'è qualcosa di misterioso, è proprio la parola giusta, è misterioso, che di nuovo è quella cosa che sentiamo quando siamo a letto da soli, quando siamo da soli davanti allo specchio. C'è qualcosa che potrai permetterti di dare soltanto a una, forse due, tre persone, se sei fortunato o molto sfortunato, nella tua vita. E sarà difficilissimo dargliela quella cosa. E sarai molto più nudo della nudità assoluta. Se noi ci convinciamo che quella cosa invece la possiamo dare in pubblico, non solo non la stiamo rispettando, ma inizierà a divorarci dentro. Ecco, io che negli ultimi 3 anni ho fatto questo percorso anche di eliminazione della mia vita privata dai social, questo libro l'ho scritto tentando di esplorare veramente le conseguenze dello squadernamento acritico della nostra interiorità. E mi sono accorto che il vivi nascosto di Epicuro non è mai stato così attuale come oggi. Allora bisogna porsi una domanda. Sto nascondendo qualcosa, ma non per dissimularmi, ma per darlo a chi merita veramente di riceverlo? Una domanda, domanda difficile questa. Però la cosa interessante è che questa cittadella interiore che noi tendiamo a esporre, no? ai nostri nemici, poi vedremo chi sono, molto più di quanto non facessimo una volta, non vivendo nascosti, diciamo è sotto attacco. Però una cosa che mi ha colpito molto del libro e su cui voglio sentire un attimo il tuo ragionamento
è la tipologia di attacco, perché quando noi parliamo di una metafora appunto militare, guerresca, ci immaginiamo la violenza, ci immaginiamo la lotta, lo scontro diretto, l'assedio con il trabucco di Age of Empires 2 che butta giù le mura. E invece sembrerebbe che questa battaglia sia combattuta oggi a colpi di regali, di doni, di cose positive, di caramelle. E questa è una cosa che mi ha molto colpito, cioè questi trabucchi del nemico non lanciano pietre, ma lanciano like, lanciano soddisfazioni, lanciano piacere, diciamo così, a poco prezzo. Ecco, e vorrei chiederti se questa modalità di guerra asimmetrica basata sul regalo è diventata più efficace piuttosto che lo scontro diretto. Cioè cosa ci fanno tutti questi regali, questi... Ah, intanto, se tu vai a guardare la storia della letteratura, è piena di storie che ci raccontano come i veri pericoli arrivino dal divertimento. Mi vengono in mente tre storie. Una antica, è ovviamente il cavallo di Troia, davanti alle mura di Ilio. I troiani escono, vedono questo cavallo, che è evidentemente un sacrificio in nome degli dei, quindi dicono gli Achei se ne sono andati, via, festa, portano dentro per fare festa. E poi la notte succede quel che succede. Perché? Perché si illudono che quel dono sia solo un dono. Un'altra storia più recente è quella che troviamo nel Silmarillion, nelle appendici al Signore degli Anelli. Annetar è letteralmente il signore dei doni. Quando Sauron viene catturato dai Numenoreani, inizialmente viene imprigionato, poi diventa consigliere di Alpharazon. Ok? Non sto parlando ovviamente della serie TV di Amazon, lasciatela perdere quella, ma nelle appendici di Tolkien, Annetar è il portatore di doni, il signore dei doni. E quali sono i doni di Annetar? I consigli, l'amicizia, la sua densa, il fatto che sembra una brava persona, salutava sempre, direbbe qualcuno. E l'altra storia è molto discussa in questi giorni, perché è il problema dei tre corpi. Nel libro, la serie mi sta facendo schifo come poche altre cose al mondo, ma il libro, che invece è molto carino, soprattutto il primo della trilogia, ci sono questi, c'è questo popolo alieno che sta pianificando un'invasione, e com'è che comincia a prendere contatto con gli esseri umani per persuaderli del fatto che l'invasione è una buona cosa? Con un videogioco. È un videogioco, è una realtà virtuale quella che viene consegnata agli esseri umani. Ecco, la storia della filosofia e della letteratura ci continua a mettere in guardia nei confronti dei doni che sembrano facili. E questo è un problema molto grosso, perché noi siamo convintissimi che i doni di cui oggi siamo circondati siano estremamente positivi. E c'è un altro autore che io cito moltissimo, che è uno che ha ispirato fortemente questo libro, che è David Foster Wallace, con l'Infinite Jest. Che cos'è l'Infinite Jest? L'Infinite Jest è ovviamente il titolo del romanzo del 95, mi sembra, è veramente quello, sì, è stato un romanzo veramente da veggente, perché ha visto delle cose, ha visto Netflix 20 anni prima di Netflix, quindi grandissimo romanzo. L'Infinite Jest, che è questa espressione che lui ruba a Shakespeare, la scena in cui Amleto prende il teschio di Yorick e dice poor Yorick, fellow of Infinite Jest, cioè amico di infinita arguzia, ok? Che potremmo definire l'infinita fighezza, ok? L'infinita gesta è l'infinita fighezza. Ecco, noi oggi siamo immersi nell'infinita fighezza, perché abbiamo continuamente questi doni, questi elementi, che sono storie, voci, musiche, luci, cose che ci attirano, gingilli, aggeggi, che presi di per sé sembrano non solo innocui, ma sarebbe da stupidi non accettarli. Proprio come i troiani, sarebbe da stupidi non accettare il cavallo. Sarebbe stupido non ascoltare Annetar, signore dei doni. Perché? Perché ci portano cose belle. Ci divertono, ci intrattengono, ci fanno passare il tempo, ci fanno trascorrere il tempo sollevati, divertiti, in uno stato di evasione. Ecco, lì si apre la possibilità che poi io descrivo all'interno del libro, cioè la possibilità di far entrare insieme a questo Infinite Jest, che sarebbe stupido non accettare, anche tutte quelle cose che alla fine prendono il controllo delle nostre vite, che sono forze, che sono energie, potremmo dire, e non sono energie mistiche, sono disabitudini intellettuali, sono mancate capacità di controllo del nostro tempo, delle nostre intenzioni, delle nostre relazioni. Sono quello che io, in Seneca tra gli zombie, denominavo la zombificazione.
Ecco, il vero pericolo è questo. Il vero pericolo oggi è che siamo noi convinti dal divertimento, proprio come i troiani, proprio come i numenoreani, a lasciare a entrare questi doni. Il problema è che non è un dono, non è un cavallo di Troia, non è un annetar, sono decine e decine. E questa è una differenza essenziale rispetto al passato, perché noi oggi non abbiamo più il cavallo di Troia da cui siamo dipendenti, che sostituisce in qualche modo Dio e che se manca ci getta nella disperazione. Non è così. Noi abbiamo centinaia di micro cavalli di Troia di cui possiamo tranquillamente fare a meno, ma quando facciamo a meno di uno ce ne arrivano altri quattro che magari sono più belli, più fighi, più interessanti, più intriganti, e portano sempre all'interno quel danno che sembra un dono, cioè la distrazione. Ecco, secondo me il pericolo di quest'epoca è proprio questo, cioè il fatto che oggi abbiamo talmente tante occasioni per distrarci, anestetizzarci, e se arriva qualcuno a dirti guarda che no, gli dici boomer, ok, rompiballe, corvo tempesta, e, che è molto molto difficile sottrarsi a questo, perché ci sembra così stupido, si sta così bene nell'Infinite Jest, dai, su, una serie dopo l'altra, un podcast dopo l'altro, un videogioco dopo l'altro, un giochino dopo l'altro, un social network dopo l'altro e via, fino a che poi non vai a letto, rincoglionito, a un certo punto senti quella vocina che ti dice vecchio, ma che cazzo hai fatto? Guarda che dentro c'è un casino, anche se ti sei divertito. Eh sì, e questi sono i demoni, no? Cioè, i demoni sono tutte quelle cose che entrano con questi doni e che in realtà pian piano ti sottraggono il controllo della tua esistenza. Questo mi ha colpito molto. Qui però ti voglio spingere un pochettino, vai, oltre a quello che è nel libro, perché parlando di questi demoni, parlando di queste forze, che non sono più un mega demone, un mega cavallo di Troia, ma sono tanti, migliaia, no, di distrazioni, di stimoli che ci tolgono il controllo, quello che la domanda che a me è venuta e che nel libro non trova risposta, perché tu giustamente non ci vuoi entrare, ma io adesso ti costringo, è: ma questi demoni sono pilotati? Cioè, ti voglio portare un po' nel campo del complottismo. Okay. Cioè, c'è qualcuno secondo te, c'è malizia dietro a questi demoni, oppure sono soltanto un frutto della nostra umanità, esistono in quanto parassiti degli esseri umani, stanno lì, oppure c'è qualcuno che proprio li alimenta e non solo approfitto da questi, ma li progetta per essere dei demoni? No, non c'è una volontà. C'è una totale mancanza di volontà. Il problema è che abbiamo svuotato le nostre intenzioni. E guarda, lo dico su di me. Quando io mi ricordo perfettamente, quando ho avviato il canale YouTube, un paio d'anni dopo, quando il canale ha cominciato a farmi dire forse qualcosa può succedere, un momento terribile per l'Italia. A un certo punto, beh sì, per tante persone sì, assolutamente, cioè alcuni vorrebbero tornare all'interno del tempo e togliermi la videocamera, farebbero anche bene magari, non lo so. A un certo punto io ho cominciato a diventare ossessivo, cioè avevo l'ossessione del fatto che il mio spettatore si dimenticasse di me. E quindi c'è stato un periodo, mi ricordo, nel 2017, in cui, anche perché ero squattrinato, ragazzi, cioè nel senso era il periodo in cui non sapevo se riuscivo a pagarmi l'affitto o cose del genere, eravamo a quei livelli lì, in cui dicevo no, io non posso far sì che il mio spettatore si dimentichi di me, e quindi producevo una sfracca di contenuti, ma micro contenuti, tentando di catturare sempre l'attenzione e via dicendo. Poi a un certo punto mi sono fermato e ho detto sto diventando molesto, già adesso sono abbastanza molesto, però sto diventando veramente molesto, come quando De Concini lancia un suo nuovo corso, sto diventando molesto, ok? No, che poi è diventato ricco e non ne ha più avuto bisogno, no? E quindi il segreto della filosofia. Certo. E mi sono fermato e ho detto sta succedendo qualcosa a me, cioè non dedicavo più tempo per esempio alla ricerca, alla lettura, perché ero talmente occupato dall'idea di produrre contenuti per catturare l'attenzione, che è il periodo in cui, chi si ricorda quando facevo la rubrica evento? Qualcuno qui si ricorda di evento? Io no, devo dirti la verità. Bene, bene così. È il primo momento in cui ho cominciato a fare qualcosa di quotidiano, okay. Ma lo facevo nel modo sbagliato, perché lo facevo non perché veramente avessi trovato il modo per produrre qualcosa di valore anche quotidianamente, ma perché ero ansioso di occupare gli spazi. Ecco, cos'è che è avvenuto lì? Lì è avvenuto un cortocircuito nella mia intenzionalità, cioè non ero più guidato dalla volontà di produrre qualcosa in cui riconoscermi, ma ero guidato
dal tentativo di portare a me qualcosa di esterno, l'attenzione dello spettatore. Se noi moltiplichiamo a dismisura questo concetto, vediamo quello che sta succedendo. Non c'è un complotto dietro a questi demoni. È che abbiamo quasi tutti smesso di credere nelle nostre intenzioni. Cioè non ci chiediamo più cos'è che veramente voglio tirare fuori da me per arrivare al mondo, ma continuamente ci chiediamo cos'è che il mondo può portare a me per colmare questa ansia, che era ansia quella che mi faceva produrre in quel periodo quei contenuti. Noi sentiamo questa ansia perché siamo creature ansiose, cioè l'essere umano è ansioso, basta leggere da Eraclito a Kierkegaard a Platone, non c'è stato un filosofo che non avesse ansia, angoscia, paura, non c'è stato un sapiente che non abbia ammesso chiaramente il fatto di star brancolando nel buio, e anche se oggi i filosofi televisivi vanno in televisione e dicono so tutto e non risponderò mai, non lo so a niente... Fidatevi, si cagano addosso anche loro quando sono da soli, a letto, nella loro stanza, nel buio, perché è così l'essere umano. Anzi, secondo me quelli sapienti sono quelli che riescono ad ammettere un po' meglio questa verità, ma questo è un altro discorso. Ecco, di fronte a quell'ansia, noi abbiamo spento, stiamo spegnendo, la nostra intenzionalità, ovvero quello che ci porta a dire, ok, ho qualcosa, lo esprimo, lo offro, lo porto agli altri, perché questo è ciò su cui ho il controllo. Quell'ansia invece ci porta a dire traggo a me tutte quelle cose del mondo che mi permettono di colmare quell'ansia. E questo diventa un circolo vizioso. E quindi non c'è nessun complotto. È che tutti quanti siamo portati a tirare ciò che il mondo ci dà per riempire quel vuoto e dall'altra parte continuiamo a cercare il modo per catturare l'attenzione, per approfittarsi di quel vuoto. Noi creatori di contenuti molto spesso questo lo facciamo, ce ne accorgiamo. C'è un vuoto, c'è qualcosa, io vado a riempirlo, vado a rispondere a un bisogno. E questo è un meccanismo totalmente privo di volontà, cioè il complotto è totalmente impersonale. È quello che Heidegger chiamava la chiacchiera. Il si dice, il si pensa, il si guarda, il si parla di questo. Io parlo di qualcosa perché se ne parla. Penso questo perché si pensa che... È questo il complotto. E non c'è una volontà dietro al complotto perché proprio il complotto è la mancanza della volontà. E quindi non c'è un capo di tutti questi demoni, un Satana di questi demoni, e soprattutto non è Mark Zuckerberg. No, ma poi hai citato l'esempio perfetto. Mark Zuckerberg, se tu vai a guardare la sua biografia, vai a guardare... È ancora l'adolescente spaventato che ha fatto Facebook perché non riusciva a farsi degli amici. Cioè, nel senso, non è mica cambiata quella cosa lì. Tutti, provate a guardare tutte le biografie dei grandi, da Steve Jobs, se andate a guardare le loro vite, erano vite e sono vite deragliate. Tipo Steve Jobs era uno che, grande genio di marketing, ok, andava in azienda, pigliava schiaffoni tutti, umiliava, e poi la sua vita familiare. Oh, io non lo raccomando neanche al mio peggior nemico. Cioè, questo era uno che ha sofferto le pene dell'inferno perché non riusciva ad avere relazioni sane con le persone che lo amavano. Zuckerberg, stessa roba. Cioè, Zuckerberg è un disastro dal punto di vista personale. E basta sentire i racconti dei suoi dipendenti. Nel senso, non sono mica persone che hanno capito come va il mondo. Ecco, io credere che il mondo possa essere comandato da Mark Zuckerberg, dico, la vedo veramente... A quel punto meglio credere ai rettiliani, almeno a entità più intelligenti rispetto al medio... Cioè, Elon Musk. Cioè, c'è la gente che crede che Elon Musk sia... Ma questo qua è un deragliato mentale da ogni punto di vista. Ne abbiamo anche parlato io e te, ok? Certo, qualche idea buona ce l'ha avuta, ha fatto tanti soldi, sì... Però poi, ragazzi miei, cioè, veramente devo credere che il mondo sia guidato dalla volontà di Elon Musk? No, cioè, a quel punto lì veramente mi taglio i capelli, vado in Tibet e faccio la trasmigrazione dell'anima. La prossima presentazione di Rick sarà fatta da Red Ronnie. E questa... Salutiamo Red Ronnie. Molto bene. Che ci segue. No, invece, a questo punto ti voglio leggere, voglio leggervi anzi soprattutto, un'altra frase. E questa è una frase in cui mi sono imbattuto in modo diverso. La prima frase che vi ho letto è stata l'apertura, no, del libro. Invece a un certo punto, a pagina 19, me lo sono segnato, c'è una frase quasi un po' buttata lì. Arriva in mezzo a un discorso, io stavo seguendo questo discorso, e arriva questa frase che dal nulla mi ha fatto fermare, tra l'altro è alla fine di una pagina,
quantomeno nel PDF, poi non so nel libro, insomma, comunque il PDF è il libro, cioè ti ho mandato quello giusto. Sì, 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 no, quello cartaceo costava evidentemente troppo da regalarmi, è una cosa chiarissima. E la frase è la seguente. Poi si parla, dov'è, eccolo qua. Il compito fondamentale dell'essere umano, che è quello di vivere una vita piena di significato. E viene messa lì questa frase da Rick come se fosse quasi una cosa scontata. E invece io mi sono fermato perché scontato non è. Ve la rileggo. Il compito fondamentale dell'essere umano è quello di vivere una vita piena di significato. E dopodiché, un paio di capitoli più tardi, si parla anche del fatto che più del significato in sé è la scelta di un significato ad essere la cosa veramente importante. Cioè l'importante è la decisione che noi stiamo un po' perdendo, l'intenzionalità per l'appunto. E allora ti volevo porre una domanda così banale. Sulla base di questo, qual è il senso della vita? Cioè che cosa devono fare questi poveri esseri umani? Che cosa vuol dire trovare un senso? Perché mi sembra di capire che la tua posizione sia che non c'è un senso o un significato, ma che sia lo sforzo di cercarne uno per sé. E come si fa questa roba? Allora, ovviamente, banale, eh? Ovviamente non lo so, cioè nel senso partiamo dall'idea che non lo so. Io che nei miei libri per fortuna ho la fortuna di poter citare autori molto molto più intelligenti di tutti noi messi insieme, io proprio in esergo al libro ho messo quella frase di Nietzsche che è una delle staffilate che mi stravolse quando ero adolescente. Chi trova un perché può sopportare qualsiasi come, che è una frase che mi ha perseguitato negli anni. Perché provate voi a porvi la domanda, ce l'ho un perché? Cioè guardate che è una delle domande più persecutorie che un essere umano possa porsi. Ce l'ho un perché? I come con cui sto conducendo la mia vita hanno dietro un perché? Quel perché è quello che poi nel libro viene a dipanarsi come significato. Ed è per questo che il significato non è in sé. Cioè non è che c'è un significato della vita in sé per sé. Ma è fondamentale porsi quella domanda per riuscire a separare i come, cioè i modi in cui conduco la vita, e il perché, che è quell'energia, quella motivazione che io sento e che dà forma ai miei come. In questo, lo sapete, io ho una pagina che ho citato tante volte, ma io non posso non citarla, cioè quella pagina di Frankl nel libro L'uomo in cerca di senso, quando lui è ad Auschwitz da 4 anni, non vede la moglie, non sa se è viva, se è morta, se è scappata, non sa nulla. E lui dice, c'è una sola cosa che mi fa rompere queste rocce nel ghiaccio, nella neve, senza sapere nulla se sarò vivo domani, ed è l'idea che io l'amo. Cioè, attenzione, non l'idea che sono amato da lei, ma l'idea che io provo questo sentimento di amore nei confronti dell'idea di mia moglie è ciò che mi permette di sopportare questo come. Il perché di Viktor Frankl è la cosa più vicina a un pensiero metafisico concreto che io abbia mai letto in un libro scritto da un essere umano, che poi ci sono scimmie che scrivono libri, ma esseri umani scrivono un po' meglio. E in quella pagina io mi sono fermato, io mi ricordo il momento in cui mi sono fermato e ho detto, ma io riuscirò mai a provare una cosa del genere? Cioè riuscirò mai ad avere un perché talmente slegato dalle condizioni del mondo da poter dare un senso anche all'inferno in cui Frankl si trova? Ecco, perché la domanda sul significato è così importante? Perché il significato, il senso della vita, è quel perché in cui tu a un certo punto devi chiederti quanto non dipende da nulla che non sia in mio potere. Il significato è ciò che nessuno può toglierti. C'è una pagina di Epitteto bellissima in cui lui parla di un senatore, Elvidio Prisco. Elvidio Prisco un giorno, che critica fortemente Vespasiano, Vespasiano era uno abbastanza incazzoso, ok, critica Vespasiano, e Vespasiano gli dice, guarda Elvidio Prisco, tu oggi non potrai venire in Senato. E Prisco gli dice, beh, guarda, io sono senatore, finché sono senatore io verrò in Senato, puoi impedirmelo, ma se non me lo impedisci io verrò in Senato. Allora, dice Vespasiano, tu puoi venire in Senato, ma devi stare zitto. No, Vespasiano, io vengo in Senato, e visto che ho la voce per parlare, io parlerò. Allora devi parlare in mio favore. No, Vespasiano, se io posso parlare e ho un cervello per pensare, io parlerò nel modo in cui la coscienza mi detta, e allora ti taglierò la testa. E gli fa, tu puoi tagliarmi la testa, ma finché ce l'ho sulle spalle, io dirò quello che penso.
Ecco, ed Epitteto dice, questa cosa qua è il perché. Cioè, quella cosa che neanche il potere più devastante, quello dell'imperatore Vespasiano, può toglierti. Perché lui certamente potrà toglierti persino la testa, ma finché tu ce l'hai non può toglierti il perché, che è dire quello che penso, nel caso del videoprisco. E quella cosa è non condizionata. La potenza di un concetto come quello del significato è questo che spesso ci sfugge. In un momento storico in cui ci sentiamo sempre interconnessi, sempre condizionati, nel compromesso e cerchiamo di trovare le convenienze, trovare quel perché è diventato difficilissimo. Ed è una cosa che secondo me è fondamentale proprio per ritrovare quella difesa della cittadella. Se io riesco a capire qual è quella parte di me che per alcuni è un talento, per alcuni è un amore, per altri è una passione, per altri è un'idea che non è condizionata da ciò che mi circonda, quell'individuo tornerà a difendere la sua cittadella interiore. Ed è una cosa maledettamente difficile, e secondo me la filosofia cerca sempre quello, da sempre quello. Tutti i filosofi hanno parlato di quella cosa lì. Ed è una roba difficile, perché di nuovo oggi se fai questo discorso ti ho detto è ingenuo, dai, cioè i compromessi sono dappertutto. È vero, probabilmente non troverai quel perché come quello di Frankl, anche perché forse per trovare quel perché devi trovarti in una situazione del genere, ti devono togliere tutto, ok, uomo nudo, homo sacer, e però dobbiamo tendere a trovarla quella, cioè arrendersi a non cercarla quella roba lì è una condanna. Arrendersi al fatto che, tanto il significato cambierà sempre, questa roba mi viene detta continuamente, ma il significato, vabbè, mettiamo anche che sia così, ma significa che devi smettere di cercarlo. Che cazzo, piuttosto lo devi cercare di più, visto che cambia. Esatto, cercalo, continui a cercare. E la filosofia secondo me serve a quello. Quindi ecco, spero di averti dato un... Quindi non sai, non ci puoi svelare il significato della vita oggi, nel prossimo libro? No, sono in cerca del mio. Cioè, nel senso, no, 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 è impossibile. Guarda, ti do solo quest'ultimo stimolo. Foster Wallace, in un'intervista bellissima, a un certo punto gli pongo una domanda così, ok? E lui dice, io non so quale sia il significato. Non so quale sia il senso della vita, credo però che un individuo trovi quel senso quando si sente un tutt'uno, quando non si sente più spaccato, diviso, infranto. E lui dice, secondo me l'artista è l'immagine dell'essere umano che a un certo punto si trova ad essere un tutt'uno. Quando l'artista esprime con la sua deliberata creatività un'opera che è irriducibile a tutto quello che prima esisteva nel mondo, lì tu hai l'immagine compiuta di un significato. La condanna dell'artista è che una volta terminata l'opera, una volta data l'opera al mondo, torna a perdere quell'unità. Però lì c'è un momento di unità. Ed è molto bello perché il pensiero giapponese, per esempio le filosofie orientali, hanno pensato molto al significato della vita come una cosa che trovi in un istante, in quell'istante di cui godi infinitamente, che poi però viene perso perché il mondo cambia continuamente. Ecco, io credo che in quella strada lì ci siano tante possibilità, tanti sentieri da esplorare, se non risposte da trovare. Fantastico. E qui adesso voglio passare allora a un'altra cosa, perché un altro tema che mi ha colpito molto, cioè il tema del dolore. Perché uno dei doni che ci offrono questi demoni da cui ci difendiamo e che il significato ci può aiutare a sconfiggere è il dono del non sentire le nostre sofferenze, no? I nostri dolori, i nostri casini, le cose che ci fanno stare male e che noi anestetizziamo. Dal libro emerge una visione del dolore molto interessante, secondo me, di Rick, del fatto che il dolore di fatto è un alleato, nel senso che è un messaggero di qualcos'altro. E allora spegnerlo non significa stare meglio, significa non ascoltare una voce di qualcuno che ti stava portando un messaggio probabilmente utile per te. E quindi questa cosa mi ha molto colpito, però mi è venuta anche una domanda da porti. Ma perché lo dobbiamo ascoltare questo dolore? Cioè, tutto sommato, il dolore ci segnala qualcosa che non va. Quali sono le conseguenze di ignorarlo invece di dire, ma sai che c'è? Sì, io lo so, mi vuole dire qualcosa, ma io non ho voglia di ascoltarlo. Che cosa succede? Perché immagino che nella mente di molti di noi
e di molte di noi anche magari inconsciamente, ci sia l'idea che si possa rimandare all'infinito quella conversazione con il dolore, no? E invece mi sembra di capire che tu pensi che c'è un timer e che se quella conversazione non ce l'hai, prima o poi cambia qualcosa. Allora, ovviamente c'è dolore e dolore. Io nel libro, per esplicare questa cosa, uso una metafora medica. Se io cado dalle scale e la mia anca si infiamma, è meglio che prenda l'antidolorifico. Perché? Perché quel dolore mi segnala una cosa che è già manifesta. Sono sta mona, ok? Cioè, sono inciampato, sono caduto, mi sono fatto male, c'è un ematoma. Sono inciampato in una buca, in un parchetto. In un parchetto, esatto, facendo un videocorso. Questa è una storia che voi non conoscete, ma in realtà è un bel easter egg. Poi magari un giorno ve la racconto quando la mia dignità vorrà proprio essere sfracellata del tutto. Comunque, ci sono dei dolori che non mi segnalano nulla. Allora lì posso tranquillamente dire, sai cosa? Questo dolore posso non ascoltarlo. Però se io mi sveglio un mattino e per la terza settimana di fila sento un dolore al fianco, che è fastidioso, che è una punta, e il mio primo pensiero è quello di, come tutte le ultime tre settimane, prendere un analgesico, potrei incorrere in problemi molto grossi, perché quel dolore potrebbe segnalarmi una calcolosi renale grave, e quindi ho bisogno di fare una visita da un nefrologo, potrebbe segnalarmi il fatto che in realtà ho un momento digestivo un po' difficile, quindi in realtà passerà senza grossi, potrebbe segnalarmi un tumore, potrebbe segnalarmi qualcosa che invece va seguito, studiato, ricercato. Con i dolori, diciamo, dell'anima, vale la stessa cosa. Certo, se muore un mio genitore, è evidente che quel dolore che io provo, in parte, so già cosa mi segnala. Ma in realtà non tanto, perché sicuramente provo dolore perché ora non vedrò più una persona che amavo, oppure odiavo, questo sta a noi deciderlo. Però quel dolore potrebbe anche nascondere il fatto che nel mio inconscio ci sono dei traumi che potrei scandagliare. Oppure potrebbe farmi accorgere, come è successo a me quando è morto mio padre, che parte di quel dolore era: io non ho detto tutto quello che avrei voluto dire a mio padre. E quindi cos'è seguire quel dolore, ascoltarlo? È, lo dico in modo molto triviale, fare meglio la prossima volta. Ad esempio, con le prossime persone che dovessero entrare in confidenza, cercherò di non agire nello stesso modo. Ma questo ovviamente è faticosissimo. Perché? Perché significa restare in quel dolore, ascoltarlo, guardarlo, non fuggire. Significa gustarlo. E gustare quel dolore significa acuire la sensazione di quel dolore. Esplorare quel dolore significa sentirlo ancora più proprio. Non significa renderlo piacevole, non sarà mai piacevole. Ma significa trattarlo per quello che è, un segnale. Nell'epoca in cui le anestesie sono ovunque, io c'ho proprio un capitolo che io intitolo L'anestesia, e io sono, di nuovo, io ho grande stima degli anestesisti, alcuni ho amici anestesisti, si può dire questa cosa, però se di fronte al dolore il mio primo pensiero, che assecondo sempre, è anestesia, avrò dei problemi che si accumuleranno e alla fine esploderanno. Perché? Perché se io rompo un'amicizia con qualcuno e di questo soffro, oppure finisce la mia relazione d'amore e di questo soffro, e la mia risposta è buttarmi per 12 ore al giorno su Minecraft, oppure mettermi a fare il binge watching delle mie 4 serie preferite, in primo luogo sto facendo esattamente come l'eroinomane, mi sto intossicando, sto usando una mia dipendenza per spegnere un dolore, e questo è quello che fanno i tossicomani, i tossicodipendenti. In secondo luogo, quel segnale che io potevo acquisire dal dolore starà accumulando dei non detti, dei non analizzati, dei non pensati, che alla fine dei conti, come i proverbiali balocchi di polvere sotto il tappeto, finiranno per rendermi impossibile camminare in salotto. E lì, secondo me, quella è una scommessa a perdere. Quindi, anche se a me il dolore non piace, mi fa schifo soffrire, e come qualsiasi creatura non sadomasochista, spero di soffrire poco, devo rendermi conto che prima di anestetizzare un dolore devo almeno chiedermi: dietro a questo dolore c'è qualcosa che non so, c'è qualcosa che non ho ammesso a me stesso, c'è qualcosa che potrei scoprire? Perché se la risposta è forse, è meglio far passare un po' di tempo prima dell'anestesia, è meglio prendersi un po' di tempo per scandagliarlo, avere il coraggio di stare lì presente a quella sofferenza
e cercare di non scappare sempre, perché alla fine dei conti, se la prima risposta è scappare, non sto scappando da niente, cioè a un certo punto mi esploderà tutto sotto i piedi. Ecco, il dolore è un segnale. Alcuni vanno anestetizzati, sì, è conveniente assolutamente. Partire con l'idea che tutti vadano a priori anestetizzati è un inferno che già ci stiamo scavando. E tra l'altro mi pare di capire che uno dei motivi per cui questo libro è importante oggi è che in realtà noi siamo sempre stati dei campioni mondiali di escapismo dal dolore dall'alba dei tempi, cioè vuol dire il salto in alto del dolore è un grande classico ed è anche un tema classico della filosofia, però cambia qualcosa in quest'epoca, cioè sembrerebbe che la differenza sia che sia molto più facile accedere, no, a queste anestesie, cioè se prima quell'anestesia dovevi veramente cercartela. Penso per esempio all'escapismo nella narrativa di tutti i tipi, che sia una serie TV, un libro, un videogioco anche. Ecco, all'epoca di Marco Aurelio mi immagino che fosse difficile fare un binge watching di 70 serie TV. Pensa alla lettera. Io, cioè, nel senso, la parola Don Chisciotte è esattamente quello. Hai un libro che può essere la saga di Harry Potter. È sicuramente la saga di Harry Potter è divertentissima. Però cazzo, quanta roba c'è per non scappare dai dolori? Voldemort. Che figura tragica è Voldemort? Andare a guardare il sesto libro quando c'è tutta quella parte meravigliosa in cui Gandalf. Aia. Questa la tagliamo. Vale, questa dopo. Oh, l'Alzheimer galoppa. Quando Silente porta Harry nei ricordi, nel pensatoio, nei ricordi di Voldemort. Quella parte che peraltro nei film è tagliata con l'accetta e il regista David Yates meriterebbe svariati ergastoli per quella parte. Nel libro è così meravigliosa perché tu vedi la tragicità della figura di Voldemort. In quella tragicità c'è un'occasione di guardare la tua tragicità. Nella incapacità di gestire i traumi da parte di Voldemort c'è la possibilità che tu rifletta sulle tue incapacità di gestire i traumi. Nel sostituire la sofferenza con il potere c'è l'occasione per te di pensare a quelle volte in cui, soffrendo, hai cercato di rispondere a quella sofferenza volendo avere potere su qualcuno, per esempio. Signora degli Anelli, adesso c'è la gente che va in giro a fare le contee in giro per l'Italia, ok? Bello, un escapismo divertentissimo. Però, porca miseria, Gollum, ti sei mai chiesto quand'è che io ho compiuto azioni che nelle pagine dedicate a Gollum in qualche modo si riflettono? Cioè, la letteratura, ogni cosa, anche il videogioco, anche le serie TV, qualsiasi elemento di queste microdipendenze o iperdipendenze può essere usato come escapismo o come metodo per scavare dentro di sé. Tutto sta nell'intenzionalità ed è lì il punto essenziale. O torniamo a dare importanza alla nostra intenzione di ricercare, altrimenti tutti questi mezzi spettacolari finiranno per ritorcersi contro di noi. Ed è quello che sta succedendo. Sì. E questo mi è piaciuto molto del libro, cioè il fatto che in realtà la tua non sia la classica visione, perché ascoltando questi discorsi sui demoni, sull'escapismo, eccetera, ci si potrebbe aspettare una posizione un po' passatista del tipo ecco, spegnete i social, allontanatevi, no? Cacciate i demoni dalla cittadella. Invece la posizione di Rick mi ha colpito in questo senso, perché non è scontata, cioè non è un rifiuto di questi demoni, ma è una comprensione di questi demoni, è un loro utilizzo consapevole, cioè il punto è proprio l'intenzionalità. Mi ha molto colpito questa cosa qui, perché iniziando il libro mi aspettavo quasi, a un certo punto mi ricordo di aver pensato, ah, adesso mi attacca il pippone sul fatto che dobbiamo toglierci dai social, e invece no, quel pippone non è mai arrivato, perché il punto non è, come dire, allontanare la modernità o allontanare ciò che la modernità ci regala, ma è prenderne il controllo. Assolutamente, ma anche perché, cioè, io sarei massimamente incoerente se dicessi una cosa del genere, visto che ci lavoro, li uso, e di nuovo a un certo punto della mia vita mi sono accorto che anch'io li usavo contro di me e ho cominciato a modificare il mio modo di utilizzo. La decisione essenziale avvenuta l'anno scorso di togliere di mezzo la mia vita privata è stata una delle decisioni migliori della mia esistenza, cioè mi è migliorata la quotidianità da così a così, da un giorno all'altro, però sono tanti altri i modi con cui ho cercato di
contingentare l'uso dei social, renderlo più consapevole, e questo può avvenire con ogni cosa. Io poi, cosa vuoi, sono uno che ama le serie TV, i videogiochi, a parte che sono 6 mesi che non tocco il joypad perché cazzo, la vita capita e quindi poi ti travolge, però io amo tutte queste cose qua e non sono quello che dice bisogna fare di nuovo l'eremita, andare su in montagna e fare Zarathustra. Ma no, Zarathustra lasciatelo perdere, cioè poi puzzava, quindi lasciamolo stare, facciamoci la doccia e divertiamoci. Però che ruolo diamo al divertimento? Che ruolo diamo al sarcasmo? Ecco, il sarcasmo, questo l'ho scritto in Seneca tra gli zombie, il sarcasmo è un mezzo straordinario di relazione, divertente, arricchente, però quando tu fai sarcasmo su ogni cosa, quando tutto quello che accade ha una patina sarcastica con cui tu leggi la realtà, lì ti sta divorando. E questo vale per ogni mezzo. E l'altra differenza fra, di nuovo faccio questo esempio, ma potrei farne tante altre, l'eroina, ok, come dipendenza dura, e le iperdipendenze di cui parlo nel libro, quindi questi elementi eterei, apparentemente innocui, che però divoriamo a man bassa, la differenza ulteriore è che noi possiamo veramente fare a meno di tutte queste cose, quindi possiamo collocarle in modo diverso. All'eroina il tossicomane non potrà mai dare un ruolo positivo, è impossibile, cioè non ci sarà mai nessuno che dirà però l'eroina mi ha migliorato la vita. No, nessuno ve lo dirà, è impossibile, e se lo dice sta mentendo perché è ancora dentro quella dipendenza. Invece il videogioco può migliorare l'esistenza quando dietro la sua fruizione c'è una consapevolezza. I social network possono migliorare l'esistenza quando li usiamo dando una centralità alla volontà con cui li voglio usare e non mi faccio divorare dalla passività con cui loro vogliono utilizzare me. Vogliono, tra virgolette, utilizzare me. E questa differenza è essenziale. Per questo io non mi sentirò mai dalla parte degli antimodernisti che dicono oggi i social network hanno... No, sono una grande opportunità da 1000 punti di vista. Però bisogna tornare a dare una centralità all'intenzione con cui noi ci slanciamo verso questi mezzi, perché è quello che ci sta divorando. Devo dirti che questo mi ha molto colpito, perché mi ha fatto fare anche una riflessione sulle tipologie di social network e su come, per esempio, gli algoritmi alla YouTube Shorts, ma TikTok è stato forse il capostipite, abbiano peggiorato, secondo me, la fruizione dei social. Perché mi ritrovo, io stesso, io per esempio non utilizzo TikTok perché mi sento troppo vecchio su TikTok, però mi guardo gli shorts su YouTube e mi rendo conto che mi succede una cosa nella mia quotidianità che banalmente un anno fa non mi succedeva, cioè che mi rincoglionisco. Mentre io prima, tra l'altro io avevo tutto un mio meccanismo, quando voglio vedere un video su YouTube lo salvo nei watch later e poi me li guardo in fila in modo molto intenzionale. E ho fatto così negli ultimi anni e ho sempre trovato un grande beneficio da questo. E improvvisamente nelle mie giornate si inseriscono dei quarti d'ora in cui non sta succedendo nulla, nulla, non ricordo nulla, non ricordo che cosa ho visto, perché capisco che non ho scelto un video da guardare, mi ha scelto lui. E questo è un cambio veramente drastico, ed è un cambio che però purtroppo sembrerebbe essere molto seducente, ecco, perché tutti quanti, cioè chi dice questi ragazzini che scrollano all'infinito non ha visto il signore, la signora di 60 anni che scorre Facebook completamente annichilito. Cioè non è una questione anagrafica. No, assolutamente. Questi demoni attaccano chiunque, sempre. Quindi l'idea dell'intenzionalità mi è ritornata prepotente, tant'è che nell'ultimo periodo ho proprio deciso di ritornare a fare quello che facevo prima in maniera molto più scientifica, cioè quando mi viene voglia di vedere un video lo salvo prima. Giusto. E lo guardo domani. Così se ho ancora voglia domani di vederlo, lo guardo, se no non lo guarderò mai e sarà tempo perso che ho. E tra l'altro si possono salvare anche gli shorts. Quindi capita uno short interessante, me lo salvo, non lo guardo adesso, lo guardo domani, forse, e se no lo cancello. E questa è una cosa che per esempio mi ha molto aiutato. Però io ho detto tutta una serie di cose positive sul libro di Rick e adesso è il momento. C'è un capitolo e c'è una parte che mi ha colpito negativamente, no negativamente in realtà no, però era giusto per fare il joke, però che mi ha ferito da un certo punto di vista. A un certo punto Rick demolisce con una cattiveria inaudita la gamification e il concetto di nudging. Sì. E io mi ha fatto male questa cosa qui, perché a me invece piace un sacco la gamification, l'ho usata nei miei corsi, l'ho usata mille volte.
Perché sei così cattivo? Perché mi vuoi fare male, Rick? Cos'è sta storia? Cosa c'ha la gamification che non va bene? Allora, intanto le fonti che ho portato, perché nella gamification, proprio nell'ambito anche di chi la studia, c'è una grande spaccatura, ok? C'è veramente chi dice gamification futuro e chi dice gamification is bullshit, come una delle fonti che porto. E sono tanti in realtà quelli che criticano i lavori di Thaler sul nudging, cioè nel senso... Sono cose che vanno ridiscusse profondamente e anche lì, ora io ci vado giù pesante perché trovo che, beh, per esempio nell'ambito della scuola la gamification sta facendo dei danni devastanti, ok, perché si usa proprio male, ok, e il mio intento non è quello di dire il nudging va abbandonato, è che anche lì noi non possiamo prendere acriticamente l'idea, perché è un'idea che trasforma... Spieghiamola. Allora, l'idea del nudging qual è? È che... dal momento in cui noi siamo psicologicamente delle creature molto irrazionali e poco razionali, allora per fare delle scelte edificanti, possiamo dire, serve un contesto che ti spinge, il nudge, la spinta gentile. L'incentivo. Che ti incentiva, ok? È un sistema di incentivi e disincentivi. E tu fai la scelta... buona, perché vieni incentivato a farla, anche se tu, che sei un pezzo di merda, non faresti quella scelta. L'esempio che viene in mente è nella mensa, gli studenti che hanno di fronte il piatto di pasta vegetale molto sana e il cheeseburger. Se tu prendi il piatto di pasta vegetale, ti danno insieme un giochino, ok? Un giochino da fare con i tuoi amici. Se prendi il burger invece uno schiaffone, no, in realtà no, quello è un disincentivo troppo forte, però non vieni incentivato a prendere il cheeseburger. E perciò questo sposta la scelta di alcuni sul piatto vegetale, creando tutto un sistema di incentivi e disincentivi che ti fa fare scelte più sagge. Ok, ho riassunto in modo, diciamo così, estremamente... Però questo è il nudging. Cioè, in realtà il bellissimo libro di Thaler e Sunstein, che è Nudge, la spinta gentile, è un libro bellissimo. Però da questo si è dipanata una serie di discorsi che arrivo fino alla gamification. Che cos'è la gamification? La gamification è, da un certo punto di vista, l'estremizzazione di questa idea, secondo cui si può amplificare il benessere, la conoscenza, l'interattività, la relazione delle persone, giochificando il contesto, ovvero creando incentivi divertenti, intrattenenti, che attirino le persone a fare certe cose. Twitch è un sistema basato sulla gamification, non perché la gente fa gaming, ma perché tu sei incentivato a scrivere in chat, a donare, attraverso una serie di sapienti giochini. Chi usa Twitch lo sa perfettamente, chi seguiva noi su Twitch lo sa, usavamo i punti spinosi, tutte queste cose qua, che adesso su YouTube per fortuna non ci sono più e sono contentissimo che sia così. Ecco, questo in soldoni la gamification. Perché io la critico? Perché ci stiamo facendo troppo prendere la mano. Perché stiamo giochificando anche cose che non dovrebbero essere giochificate. Perché ormai l'idea del rendere intrattenente ogni esperienza sta svuotando il significato di tantissime esperienze. Perché ci stiamo dimenticando che alcune esperienze della vita non possono essere gamificate, non possono essere rese intrattenenti. E anche in ambiti come per esempio, io e te su questo ci siamo anche, ma abbiamo anche discusso accesamente, ci sono ambiti per esempio come quello dello studio, in cui è giusto e saggio alleggerire il carico di fatica e di impegno e di intenzionalità in certi ambiti, però poi devi comunque sempre trasmettere l'idea che se vuoi studiare e prenderti un significato da quello studio, devi avere la spinta intenzionale. In realtà sono d'accordo. Quindi ecco, il mio demolire la gamification, in cui poi mi sono anche molto divertito, devo dirlo. Ci è andato giù veramente col martello pneumatico. È legato a questa idea, è legato all'idea che stiamo spostando troppo il focus sul lato inintenzionale delle scelte. Uno studente eccellente non sarà mai uno che ha studiato per gamification. Non sarà mai così. Lo studente eccellente, o anche quello sopra la media, sarà sempre quello che ha dato importanza a quell'intenzionalità nel ricercare qualche cosa che gli ha fatto fare la fatica in più. E quella fatica non puoi giochificarla. È un po' questa l'idea. Quindi io la critico non perché voglio eliminare la gamification, ma perché dovremmo riequilibrarla dall'altro lato e cominciare a dire di nuovo, guarda, se tu vuoi essere nella media delle persone, che ci sta un obiettivo, puoi gamificare tutta la tua esistenza.
Però se vuoi tirare fuori qualcosa di significativo, qualcosa in cui sei veramente tu a fare ed essere quella roba lì, devi superarlo quell'aspetto. E nella gamification tante volte io trovo che la parte di intenzionalità è quasi mortificata artificiosamente. Sì, devo dire che in realtà, al di là delle battute, sono molto d'accordo in realtà con la tua visione. E ne parlavo anche quando ho presentato, tra l'altro, il libro del nostro comune amico Gennaro Romagnoli, che fondamentalmente spiegava come spostare tutto sull'incentivo alla motivazione estrinseca, cioè a ciò che viene da fuori, impoverisce la motivazione intrinseca, che poi è quella che davvero ci spinge. E rubo dall'insegnamento di Gennaro questo esperimento che è stato fatto, e lo cito sempre perché secondo me è molto significativo. È stato fatto con dei bambini, i quali sono stati selezionati bambini e bambine che spontaneamente amavano disegnare. Ok, quindi ragazzini, bambini, bambine piccole che disegnavano per conto loro, come fanno moltissimi bambini e moltissime bambine. Cosa fanno i ricercatori? Cominciano ad assegnare delle stelline, dei premi, a chi disegna di più e a chi disegna meglio. Queste stelline possono essere usate per riscattare anche dei premi. Quello che succede è che in un primo momento la quantità e la qualità dei disegni cresce. I bambini disegnano di più e disegnano meglio. A lungo termine, che cosa fanno i bastardi di insegnanti? Tolgono le stelline e i bambini non disegnano più, perché non hanno più nessun motivo per farlo, perché hanno spostato il motivo del disegno dal mi piace disegnare al devo ottenere delle stelline perché così poi ci faccio delle cose. E hanno spostato tutto sull'estrinseco, e la gamification è motivazione estrinseca, e hanno dimenticato che il motore interno è quello che ti spinge in avanti. Se tu ti basi, l'esempio dello studio è classico, se tu ti basi solo sui voti e sul voler pigliare il pezzo di carta, l'università non la finisci più. Capisci che questo si collega a quello che dicevo sul significato, ok? Cioè nel momento in cui un mondo, un'intera civiltà, si convince che la motivazione estrinseca è l'unica cosa su cui lavorare, e tu di fatto stai creando degli individui che non si porranno più il problema del significato, perché tutto quello che faranno sarà dipendente, perché quella gamification abitua a una dipendenza. Ora, di nuovo, va bene se culturalmente ci convinciamo che l'essere umano è una creatura dipendente, mi sta bene, io non ci credo. Io non credo che l'essere umano sia solo dipendente. La filosofia mi ha insegnato che l'essere umano deve in qualche modo trovare quella parte di sé che è veramente sua e che non è metafisica, è semplicemente quella cosa che ti permette di sopportare persino Auschwitz, che ti permette di sopravvivere ai momenti di dolore, che ti permette di trarre dai momenti di dolore qualcosa di fondamentale. In un mondo di gamification il dolore sarà sempre fuggito, la sofferenza sarà sempre un errore di sistema, la fragilità diventerà sempre qualcosa da eliminare, e non ci potremo più permettere di sembrare fallimentari come esseri umani, ok? E secondo me quello è un gravissimo problema che stiamo... La gamification è una grande trappola di dipendenza, e non va eliminata, va secondo me un po' riequilibrata. Sono d'accordo. Stiamo andando verso la fine del nostro intervento, per poi lasciare la parola anche a voi. Esatto. Qualche domanda. E questo quindi è il momento della domanda stupida. Allora, ogni presentazione deve avere... Dunque, la leggo. A un certo punto c'è nel libro tutto una giusta riflessione, un contrasto sull'autoconsumo, sul possesso, sull'acquisto anche compulsivo come modo per, di nuovo, lenire il dolore, eccetera, l'eccessivo valore dato al denaro, gli odradek, che sono questi idoli, un po' di oggetti con cui noi ci riempiamo la vita. E non è che, niente, Rick Dufer è diventato anticapitalista. domanda proprio stupida. No. No, scherzi a parte. No, questa è una domanda interessante perché... Allora, negli ultimi anni io ho rivisto alcune mie posizioni. Rimango di un'idea fondamentale, che il sistema in cui viviamo, che è un sistema che ti incentiva il consumo, che ti incentiva all'autoconsumo, che ti circonda di oggetti, cose, che in qualche modo ti convincono di poter colmare il tuo abisso interiore comprando, guardando, dando attenzione e via dicendo, è un sistema assolutamente imperfetto che va migliorato da mille punti di vista, però è ancora adesso il sistema in cui il potere degli uni sugli altri è il minore possibile. E per me questo è essenziale perché
Perché in realtà io ho una grande paura. Io da sempre ho una grande... Io vi confesso la mia grande paura. È che qualcuno mi ordini cosa fare della mia vita. Perché l'ho vissuto. Cioè io ho visto che cosa significa dover sottostare agli ordini di qualcuno, al comando di qualcuno. E basta studiare un po' la storia per vedere che la storia dell'umanità in gran parte è storia di esseri umani che comandano ad altri esseri umani cosa fare e cosa essere. E questa è la mia grande paura. Svegliarmi un giorno e dire io sto obbedendo a qualcuno. Il sistema in cui viviamo, che è fallato, imperfetto, crea tanta infelicità e sicuramente deve essere migliorato attivamente e proattivamente, ha un grande vantaggio. È il sistema in cui, per dirla con una frase di Philip Roth, se sei infelice rispetto ad altri sistemi, è in gran parte tua responsabilità. Ed è in minor parte responsabilità di qualcun altro, di una persona che ti comanda, ok? Questo significa che è un sistema che non va superato? No, assolutamente. Spero che venga superato, che venga migliorato. Però non verrà migliorato con i modi con cui oggi si cerca di trovare l'alternativa, ovvero dare potere a qualcuno per sottrarci quelle cose che oggi ci fanno male, ok? Perché è un po' questa l'alternativa che viene proposta oggi. Quindi, io non ho avuto una conversione sulle vie di Damasco. Credo ancora che il sistema in cui viviamo, per quanto imperfetto, sia un sistema migliore di tanti altri, di quasi tutti quelli che abbiamo visto messi in atto nella storia. Rimango possibilista. Quando qualcuno arriverà da me e mi dirà questa è un'idea interessante, innovativa, che non imita tragedie fatte nel passato e che migliora quello in cui viviamo, io sono pronto a seguirlo ovunque. Fino ad allora siamo noi responsabili di gestire le nostre dipendenze e credo che questo sia una cosa che nel corso della storia poche altre civiltà hanno potuto fare, perché le dipendenze di solito erano quelle di chi comandava e questo era un problema bello grosso. Chiudo con l'ultima domanda, una domanda che però non vuole spoilerare niente. Si dice sempre che la filosofia, e anche tu stesso l'hai detto, fa domande più che dare risposte. Però nella terza parte del libro, di cui non vi voglio spoilerare niente perché sarebbe ingiusto, vi deruberei di un'esperienza interessante, pur nascondendoti dietro questa cosa della filosofia, tu qualche risposta la provi a dare. Qualche risposta di qualche direzione, quantomeno, che si può esplorare. Allora ti volevo domandare come è stato provare a dare qualche risposta, che non vuol dire la ricetta della felicità o del successo è nel libro di Rick e lui sicuro non è arrogante a sufficienza da cercare di darvi una ricetta semplice, no? Però ho apprezzato il tentativo di andare oltre al dire questo è un problema, ma di cercare anche di individuare delle strade da percorrere per provare a superarlo. Ecco, come è stata questa parte qui? La domanda più complicata che mi hai fatto questa, perché in realtà la terza parte è la parte più personale. Allora, cerco di dire questo. Quello che io ho messo in quella terza parte, che è la parte che io denomino dei custodi, ok? Che in qualche modo vorrebbero essere le nemesi dei demoni, non sono delle risposte nel senso delle formule da applicare, sono quello che ho fatto io, cioè quello che ho provato io nel tentativo di superare alcuni demoni che ho dovuto affrontare e che ogni giorno affronto. Un po' la risposta, che è quella che abbiamo continuamente espresso durante questa chiacchierata, è il cerca significato. E quella risposta è ridai valore alle tue intenzioni. Per me quella è una risposta. Ovviamente non è una risposta nel senso che poi ognuno dovrà modularla in base a quello che è. Quindi non è che ti dico ridai centralità alle tue intenzioni e c'è un modo per farlo. No, è una prospettiva in cui tu cerchi di acquisire un nuovo modo di intendere te stesso e ognuno lì dovrà cercare il suo modo. I custodi sono concetti, idee, atteggiamenti che prendono forma quando noi abbiamo questo nuovo atteggiamento. E quindi l'idea della gratitudine, peraltro mutuata da Agostino, così come l'idea dell'offrirsi, ma anche il modo in cui parlo dell'amore alla fine, la controvibrazione, tutti questi, la lentezza, tutti questi concetti sono in realtà, e lo dico molto onestamente, i modi con cui io ho cercato di affrontare quello che ho vissuto negli ultimi anni. Ho cercato ovviamente di raccontarlo in un modo sufficientemente aperto affinché in primo luogo uno non dicesse vabbè questa è la biografia di Rick, che palle, ma in secondo luogo in maniera che diventi uno stimolo per chiedersi ok, io questa roba qua come posso applicarla?
Quindi sì, sono dei sentieri più che altro, sono dei sentieri, non sono esaustivi, io credo che ce ne siano tanti altri, non sono determinanti, perché alcuni potrebbero dire, vabbè, io questo non riesco ad applicarlo o non mi interessa, però sono proprio il modo mio e spero che le persone poi lo prendano per questo, cioè è la parte più di testimonianza del libro, ecco, mettiamola così. E, è stato complicatissimo scrivere quella parte. E credo che ognuno e ognuna di voi dovrà trovare le proprie, no, risposte, i propri custodi, ma penso che un buon modo, diciamo così, per cominciare a scoprirli sia la critica della ragion demoniaca di Rick Dufer. Grazie Ale. E adesso tocca a voi, perché io di domande ne ho già fatte abbastanza. Eccolo qua. Prima di tutto però sappiate che non lascerete questa libreria se non avrete comprato almeno 3 copie, una per voi. No, questo è terrorismo. Non fare terrorismo, non spaventiamoli troppo. 3 copie l'uno, mi raccomando.